detto prima! Che mi ha signore, fai. Tutto! Fuga l'hai rotta! No! Vorrei di filo qui un attimo. Vorrei un attimo qui di filo. Dobbiamo dire allora l'intervista. Signori, ha sbriciolato. Vinicio Bogani. L'ha sbriciolata. Mi dà la molla un attimo. Eccola qua, piattello. Robi, vieni qua. Quando uno non è capace, tutto è rotto. La sbriciolata. E il fatto, cioè, praticamente... Andiamo verso la luce. Andavi in piedi. Ecco la molla. Salve. Bogani, è stato un piacere batterla così. Cioè, ma devo dire, che hai sbriciolato la macchina? Abbiamo avuto questa gara si andava su di ruote come una qualifica di un mondiale. Bogani, hai vinto la molla! La molla che hai distrutto! In tre anni è la prima volta che accade. Complimenti! Bravo! Bravissimo! Applauso ai Bogani! Io come l'appoggiavo, sembrava signor, una piuma, signor Giovanni, una domanda. Io sono il più serio del gruppo. Sì, ecco, ci dica. Secondo me lui l'ha rotta per non affrontare la prova, la sfida finale. Poi voglio provare quella grigia perché no, te hai rotto già quella, voglio dire. Hai rotto. Scusate, io vado. Vado a Filadelfia, vado. Con la sigaretta in mano. Guardatelo! Non ce la fa! Sta! Winner! Abbiamo eletto il campione della giornata! Giovanni Di Pillo! Batte Bogani 1-0! Io che dire, non ho parole. Veramente io anche alla sua età ero agile. È riuscito a distruggere la macchina. Avevo detto che volevo provare anche io questa cosa. Si alza, si infila il penne. L'avete ripreso perlomeno. No, abbiamo il penne. Il burone di sopra. Non c'è più il burone di sopra. Scusa, ma oggi girava bene? Si vede che non girava bene. Molto bene. Ha distrutto la macchina. Bisogna trovare il pezzo. Ha vinto Di Pillo 100%. Passata la prova alla grande. Scusi, signor Di Pillo. Adesso è di moda fare le nomination. Chi nomini per questa prova adesso? Adesso devi nominare un personaggio. Nannelli, perché ami Nannelli bastardo? Nannelli non ce la fa. È come lui, si emoziona, glielo fai cagare sotto. Andremo, e lui... sfida Nannelli. Ha vinto una sfida psicologica, diciamo. Sì, l'ha distrutto psicologicamente. Gli ha messo il nervoso addosso. Gli ha messo la pressione e l'ha disintegrato. Lui ha preso la rampa con il nervoso. Ed ha distrutto la macchina per evitare di fare altre cose. Mi rifarò con la sua moglie perché chiaramente non vuole che fumi. Qui ora adesso è tutto registrato. Però nessuno fuma, quindi. Però lui parte 5 secondi prima nelle gare, ha visto come fa? È un bastardo, lo sai.